Torino, vigilante dell'Eurospin, colpito da un rapinatore, è grave. Mentre tentava di fermare un rapinatore, un vigilante dell'Eurospin di via Forlì 160 a Torino, è stato accoltellato. Il 47enne addetto alla sicurezza di origini nigeriane, è stato soccorso e trasportato d'urgenza, al Giovanni Bosco in condizioni gravi. Poco prima delle 19, un uomo è entrato al supermercato Eurospin, con il volto coperto da un grosso paio di occhiali ed un cappello, armato di un coltello. Ha minacciato il cassiere intimandogli di farsi consegnare 1.500 euro in contanti, dopodiché si è dato alla fuga a piedi. Il vigilante l'ha inseguito, l'ha bloccato sulla porta sbarrandogli la strada, nel tentativo di fermarlo. Il rapinatore ha reagito impugnando il coltello e colpendolo più volte al bacino e alle gambe. Il vigilante, trasportato d'urgenza al San Giovanni Bosco in codice rosso, è ricoverato in prognosi riservata. I medici hanno riscontrato tagli al bacino, su gambe e braccia in quanto l'addetto alla sicurezza ha tentato di disarmare il rapinatore. Pare che, nelle ultime ore, le condizioni del vigilante stiano migliorando. I medici ritengono che non sia in pericolo di vita. Verrà sottoposto ad un intervento di revisione delle ferite. Sulla vicenda indagano i carabinieri del nucleo radiomobile. I militari hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza per identificare il malvivente ed hanno ascoltato i testimoni. Il malvivente è ricercato per rapina e lesioni aggravate. Che ne pensate di questa vicenda finita nel sangue? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale!